uno pseudonimo, Azzurra della Penna, come cavolo si fa a chiamarsi in quel modo, dai? Ma come, perché, esagerare. Scusa? Ma dai! Azzurra della Penna, della, sì, è un nome elegante, calam... graffite della matita, dai! Sì, buonanotte! Azzu, Azzu, no, vieni Azzu, eccola Azzu. Qua! Mettono in dubbio la mia esistenza! Capisci? Azzurra della Penna! Azzurra! Buongiorno. Ma che faccia d'azzurra c'ha! Ma che bello averla qui, che piacere conoscerla, ma sono onorata! Ma vieni anche a casa mia a rimettere a posto un po' dei miei pensieri! Ma volentieri, Azzurra! Ecco. Si allarga subito, Azzurra! Deve lucidare i peltri, capisci? Intanto io porto qualcosa di decente da bere, c'è anche un'orchidea disegnata. Ah, grazie! Una bottiglia di rosso, vai a stapparla! Ma volentieri, Azzurra! Sai che ho conosciuto suo cugino io? Veramente? Sì, Prudy Prus, è una battuta! Cugina, no. Una battuta ridica! È orrenda sta battuta. Allora, lei ha condiviso con me le gioie e i dolori di questo libro. Più gioie che dolori, vero Azzu? Milioni di gioie e molto dolore, perché solo di notte riuscivo a sentirti. Come tutti noi. Ma io metterei un dialogo a questo punto. Esatto, un virgolettato. Esatto, io posso dormire? No, perché domani si lavora. Sì, devo dire che ho preso gusto a lavorare con Azzurra. È un'ottima compagna di notturna. Sì, esatto. Sì. Vabbè, due pipistrelli, due pipistrelli. Io finalmente posso dire che passo la notte con un uomo, pensa a te, fantastico. Capisci. È una bella coppia, complimenti. Ecco, siamo Sentami, scusi, gli ho dato del tuo. Sì, appunto. Come mai non è svenuta quando è arrivata Azzurra della Penna? No, perché non si sviene. Cioè, ma come non si sviene? A Calispera continuava a svenire dalla mattina alla sera. Vabbè, ho capito, però vedere la foto del matrimonio di signorini è un po' diverso. Lì è proprio un calo ipoglicemico. Invece Azzurra è carina. Ma che bella ragazza. Una bella ragazza. Un naso carino. Non sembra neanche una scrittrice. Come complimenti. Come Bergerac, mi precede d'ora. È bello questo pigiama che hai su. Pigiama palazzo. Pigiama palazzo, certo. La classe non è acqua. Ho anche una finta chevalier, vede? Mamma mia. La mia è vera. In quanto ad anelli qua. Non c'è uno stemma, ma la nostra iniziale. Bella, anche tu hai un monolocale attaccato incastonato, perché quello di signorini è un monolocale praticamente. Locale è anche in centro, lei. Esatto. Zona centrale, esatto. Simpaticissima. Quadrilatero si chiama questo. Va bene. Ultima allora. Frase. Sai che io capisco i libri dalle foto sostanzialmente, ma anche dall'ultima frase. Allora te la leggo, te la decanto, come si potrebbe decantare la buona bottiglia di vino rosso che ha portato Azzurra. William, fino a questo momento sorridente, assume un'espressione seria. Nessuno qui sta cercando di assomigliare a mia madre. Quello che lei ha fatto è stato veramente fantastico. Ma noi dobbiamo costruire il nostro futuro e il nostro destino. E Kate farà un lavoro magnifico, perché Kate è magnifica. Oddio! Ma va, si bene, può avere una più scema di così? Ma non lo so, ma non volevi anche tu qualcuno per cui ti fare? www.vol.it